Buonasera, benvenuti di nuovo a questa serie di tre seminari sulle biotecnologie quest'anno e questo secondo, in larga parte i vostri suggerimenti e anche secondo le linee guida ministeriali, quindi con l'idea di aiutarvi nell'insegnamento alle ultime classi, anzi benvenuti agli studenti, benvenuto anche agli studenti delle ultime classi. Quelle persone là non possono essere insegnanti di liceo ancora, perlomeno. Ah, ecco. E allora benvenuti ai liceali del liceo Dini, ma anche ad altri se ci sono. Iniziamo, io ho chiesto veramente alla professoressa Dente di introdurre in linea generale e nelle caratteristiche essenziali le biotecnologie, che sono naturalmente un mondo complesso, complicato, composito, in turbinio continuo, per cui abbiamo pensato che occorresse un'introduzione che desse poi una linea interpretativa anche a quello che verrà dopo. E l'amica Luciana Dente è particolarmente adatta perché il suo lavoro scientifico in realtà ma in qualche modo coincide, si intreccia con le biotecnologie da sempre, cui ha contribuito in modo assai significativo. E vi dico subito, io penso, poi non so se lei sia d'accordo, ma penso che il filo che ha sempre seguito è quello dell'espressione genica, della regolazione dell'espressione genica. Questo è il tema scientifico affrontato con gli strumenti delle biotecnologie, a cui, come dicevo, ha contribuito, e do solo alcuni esempi, lavorando a Heidelberg, all'MBL di Heidelberg, ha per esempio sviluppato vettori per la clonazione dei geni e per il sequenziamento dei geni della famiglia MBL, che poi tutti noi abbiamo usato entusiasticamente, prima ancora veramente che ci conoscessimo, usavamo i suoi plasmidi MBL per clonare e sequenziare geni. E successivamente un campo di cui ancora si occupa riguarda la struttura e le interazioni tra proteine, e di nuovo ha sviluppato sistemi biotecnologici, il nome inglese phage display, in cui vengono espressi sulla superficie di fagi peptidi che possono poi interagire con altri peptidi sempre espressi sulla superficie di fagi, e in questo modo si cerca di sbrogliare la relazione estremamente complessa che vi è nelle cellule tra le miriadi di diverse proteine. Quindi si cerca di studiare e capire i meccanismi che regolano l'interazione tra le varie proteine. Ecco, questi sono due degli esempi in cui Luciana ha contribuito veramente all'avanzamento delle biotecnologie. Ora è qui professore ordinario a Pisa, quindi siamo molto contenti di questo, e perciò può essere anche un appoggio per capire il proseguimento del nostro lavoro comune, voglio dire noi e voi, e anche del vostro lavoro, cioè si possono porre domande e dubbi e abbiamo esperti in sede. Io devo anche al solito portare, ma vi rubo 15 secondi, non di più, portare il saluto dell'Accademia dei Lincei che rappresento, in particolare del presidente Lamberto Maffei, che è molto contento del lavoro che stiamo svolgendo in Pisa, anche per le altre materie
raccontatelo ai vostri colleghi, anche italiano e matematica hanno progetti di lavoro molto buoni, quindi bisogna diffondere l'idea, e sul sito sia dell'Accademia dei Lincei che della Normale c'è tutto, oltre alle scienze, dicevo. E il saluto anche del coordinatore nazionale di questo progetto, il Lincei per la scuola si chiama, che trovate sul sito dell'Accademia dei Lincei. Francesco Clemente si è raccomandato che portassi i saluti e in particolare i ringraziamenti ai relatori, che ci fanno un gran piacere con la loro opera. Perciò grazie di nuovo e ci vediamo tra poco, e do la parola a Luciana Dente. Grazie Giuseppina e grazie a tutti voi per questa possibilità di parlare di biotecnologie, le tecnologie che mi hanno accompagnato per tutta la carriera. Come diceva Giuseppina, io mi sono laureata a Napoli e poi subito sono andata ad Heidelberg. Ho portato la fotografia di questa cittadina tedesca che è molto accogliente, e dove c'è questo centro, l'MBL, che è un centro di ricerche di biologia molecolare che appena l'anno scorso ha festeggiato il suo 40° anniversario, l'anniversario della sua fondazione. Fu fondato nel 1974, più o meno dopo un po' di anni io andai là a specializzarmi, e fu fondato con l'idea di creare un centro focalizzato proprio sulle ricerche di biologia molecolare, utilizzando però queste nuove biotecnologie che in quel tempo andavano proprio sviluppandosi, le tecnologie del DNA ricombinante, l'ingegneria genetica, cioè la possibilità di manipolare il DNA. Le biotecnologie allora erano ancora, non erano così diffuse come ora, che in pratica possiamo parlare di biotecnologie della vita quotidiana, in quanto siamo completamente immersi in questo tipo di sotto una serie di aspetti. Se vedete qua, ho giusto elencato le cose fondamentali, quali produzione e lavorazione degli alimenti, quindi nelle industrie alimentari per esempio, e vedrete durante il seminario che proprio dalle industrie alimentari sono venute delle scoperte veramente strepitose. Comunque, più in generale, depurazione dell'inquinamento ambientale, per il futuro produzione di un'energia più pulita, e ancora adesso in grande sviluppo la possibilità di avere nuovi metodi di cura, prevenzione delle malattie. Gli aspetti sono tanti. Le biotecnologie molecolari sono un sottinsieme delle biotecnologie, mentre per le biotecnologie in generale si può dire fanno uso di organismi viventi, si usano tecniche dove si utilizzano organismi viventi per risolvere problemi, generare prodotti utili. Ecco, le biotecnologie molecolari più in particolare usano prevalentemente cellule, molecole biologiche, quindi proteine, acidi nucleici, DNA, RNA. Chiaramente sono moltissime. In questo seminario l'idea è parlare di sviluppo e prospettive, e sarebbe noiosissimo elencarle tutte in quest'oretta che staremo insieme. Quindi in pratica ho diviso il seminario in tre parti, in cui voi vedrete come dal clonaggio molecolare, qua, le basi del clonaggio, si arriva adesso alla possibilità di modificare proprio il nostro genoma. Si parla proprio di genome editing, vedremo il dettaglio. Una seconda parte dove invece prenderemo in esame come è cambiato il modo di pensare dei ricercatori, che prima studiavano un singolo gene alla volta e che invece adesso si basano su analisi su larga scala, si chiamano proprio analisi high throughput, in cui si analizzano tutti i geni, tutti i componenti di una cellula contemporaneamente. E infine la terza parte, i metodi di sequenziamento, e questa sarà un po' un'introduzione a quello che il mio collega Federico Cremisi tratterà tra due settimane nel prossimo seminario. Allora, cominciamo dalla prima parte, il clonaggio molecolare. Quando a lezione, di solito è la prima lezione del corso, chiedo agli studenti: cosa sapete del clonaggio, di come si clona un gene? Per esempio, come, partendo da un gene umano, immaginiamo un gene umano e immaginiamo di poterlo tagliare
tagliare e trasferire in un plasmide, in un DNA circolare, un vettore capace di trasportare questo nostro gene all'interno di batteri, Escherichia coli per esempio, quelli che stanno nel nostro intestino, batteri che poi gli permetteranno di replicare e quindi di ottenerne moltissime copie. Avere un clone batterico che all'interno porta il nostro gene umano ci permetterà di avere una grande quantità e quindi poterlo caratterizzare, studiare, sequenziare al meglio. Che cosa ha permesso di cominciare questa avventura che appunto parte dai clonaggi molecolari per arrivare a tecniche molto più complesse? La cosa fondamentale sono queste forbici molecolari, questi enzimi, sono gli enzimi di restrizione per i quali quando io entrai all'MBL avevano appena avuto il premio Nobel per la medicina questi tre scienziati, Harber, Nathans, Hamilton Smith, che ebbero il Nobel per la scoperta degli enzimi di restrizione e la loro applicazione a problemi di genetica molecolare. La scoperta fu molto importante perché in pratica soprattutto Harber nel 1965 scoprì il primo enzima di restrizione nei batteri e parlò per la prima volta di sistema immunitario microbico, cioè una possibilità per i batteri di difendersi dalle infezioni proprio grazie a queste forbici molecolari. Qui si vede una cellula di Escherichia coli infettata da virus batterici, si chiamano batteriofagi. Se entrano nella cellula, si replicano in grande quantità, alla fine la uccidono. Ma se il batterio riesce a azionare questi enzimi e a tagliare il DNA dell'ospite invasore, riesce a resistere. Ora, questi enzimi funzionano all'interno dei batteri, però la grande scoperta fu che in effetti funzionano su qualunque DNA, anche appunto sul nostro DNA umano, dandoci la possibilità di tagliare da una parte e dall'altra, isolare un gene dal suo contesto e manipolarlo a nostro piacimento. Come funzionano questi enzimi di restrizione? Qua ce ne sono degli esempi, il nome deriva dal batterio da cui sono stati purificati e ormai se ne conoscono un centinaio. Questi sono quelli più famosi, EcoR1 per esempio, purificato da Escherichia coli, si sa che è un enzima che è capace di riconoscere sul DNA una sequenza specifica. Qui vedete proprio la sequenza in nucleotidi, GAATTC. Significa che l'enzima scorre sul DNA e quando incontra quei nucleotidi con gruppi chimici che gli permettono di riconoscerli come guanina, adenina, timina, citosina, allora l'enzima taglia. Taglia e può tagliare in vari modi, adesso giusto un esempio, sia BAM che EcoR1 tagliano e separano il DNA in due pezzi lasciando delle estremità sporgenti. Dovete immaginare che quando all'interno del batterio compare questo DNA estraneo, l'enzima, facciamo EcoR1, scorre lungo il DNA, riconosce, legge proprio perché entra in un contatto diretto con i vari gruppi chimici della doppia elica del DNA e aziona la sua attività catalitica tagliando. Quindi il DNA intero viene tagliato in tanti frammenti. Di solito quando faccio vedere a lezione questa capacità di questi enzimi, i ragazzi si entusiasmano molto perché in pratica è come avere delle armi, degli strumenti che allo stesso tempo uno dice si potrebbero usare anche per l'uomo, anche per le terapie, anche per questa famosa terapia genica. Alcuni, per esempio quelli più vispi, se ne escono, per esempio si potrebbero usare per rompere, per distruggere un gene tossico, magari un oncogene nel caso delle cellule tumorali, un gene che determina l'iperproliferazione delle cellule, quindi se noi lo spegniamo magari otteniamo un fenotipo positivo. E il problema è che gli enzimi di restrizione, come vedete, riconoscono una piccola sequenza. Quindi in effetti se noi volessimo interrompere un gene che si trova in questa posizione, tagliamo qua, ma poi tagliamo anche qua, 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 tutto il genoma. Adesso, quindi è un limite,
Adesso, quando fanno un'osservazione di questo tipo, però, possiamo rispondere in una maniera imprevista. Vedete, da pochissimo, questo è uno dei più grandi passi avanti che è stato fatto nel 2013, è stata scoperta questa straordinaria endonucleasi che viene detta programmabile perché in pratica sempre un enzima batterico, il nome è Cas9, se a questo enzima batterico è associata una guida specifica per portarlo nel punto del genoma dove vogliamo noi, quindi per esempio il gene tossico che vogliamo distruggere, questa nucleasi riesce a tagliare una sequenza genomica di DNA in qualsiasi punto si voglia. Questo è il riferimento bibliografico in cui si racconta di questa grande scoperta. Ci ritorniamo tra un attimo perché volevo dedicare prima, vi darò i dettagli su questo, però volevo dedicare qualche minuto ancora agli enzimi di restrizione perché durante il corso quando presentiamo gli enzimi di restrizione, spesso facciamo un tipo di esercitazione che piace molto agli studenti e che penso potrebbe essere sicuramente anche utile nelle scuole precedenti, proprio per invogliare i ragazzi o a prendere questa strada o semplicemente a interessarsi di biotecnologia in maniera scientifica e non come spesso si fa nella divulgazione, un po' come fantascienza. Allora, vi faccio vedere. Uno dei problemi che nel momento in cui uno comincia a analizzare il DNA è costruire una mappa di restrizione. È una cosa importante perché nel momento in cui veniamo a localizzare, come una mappa di una via, di una città, se noi riusciamo a localizzare i punti precisi in cui potenzialmente questi enzimi tagliano, possono tagliare, avremo una descrizione molto accurata del DNA, questo per esempio è il genoma di un virus, molto accurata che ci permette poi nel momento in cui noi vogliamo tagliare questi geni, isolarli per clonarli e sappiamo dove tagliare. Immaginiamo che questo più in grande, più visibile è il DNA del, no, che noi vogliamo manipolare, immaginiamo di voler isolare il gene verde, è necessario, bastano anche due enzimi a volte, però ecco, se siamo fortunati in questo caso il gene verde si può isolare con un taglio con BAM e un taglio con ECO, non il gene giallo perché purtroppo la sequenza, queste sequenze di 6 basi statisticamente cadono nel genoma ogni 4.000 posizioni più o meno, ogni 4.000 basi, quindi sono frequenti, però immaginando una situazione di questo tipo noi possiamo tagliare con BAM, tagliare con ECO, poi tagliamo il vettore allo stesso modo, richiudiamo la colla e l'enzima ligasi e otteniamo il clone. Come fare la mappa di restrizione? Come in pratica la cosa migliore è farlo in laboratorio. Farlo in laboratorio e quindi incubare il DNA con gli enzimi di restrizione, fare un gel che serve per separare i vari frammenti in cui il DNA viene tagliato, in modo da il DNA è carico negativamente, per cui sottoposto a un campo elettrico migra verso il polo positivo e se il DNA è stato tagliato a pezzettini, questi pezzetti migreranno in base al loro peso molecolare, in base alla loro grandezza e quindi in laboratorio è possibile mostrare tutto partendo dall'incubazione, l'elettroforesi, l'osservazione delle varie bande, dei vari frammenti che corrispondono ai tagli del DNA e poi calcolare il peso molecolare. A volte è possibile, in alcune scuole, so che avete dei laboratori bellissimi, quindi magari si può fare pure, da noi spesso le classi sono così numerose che dobbiamo provvedere in una maniera diversa. E in che modo? Banalmente in una classe numerosa facciamo vedere direttamente il gel d'agarosio, quindi il risultato già fatto. Il DNA, quando non è digerito, per esempio, immaginiamo un problema di questo tipo, data una molecola di DNA di 10 kilobasi, determinare la mappa di restrizione con gli enzimi BAM ed ECO. Questo è il DNA non digerito, i ragazzi, e qui ci sono le bande dopo la digestione, i frammenti di DNA. I ragazzi devono rispondere a domande tipo queste.
Quanti sono i siti di restrizione per eco? E questa è una risposta abbastanza semplice, perché possono guardare nel gel, il frammento è stato diviso in due pezzi, quindi vuol dire che al centro ci sarà un taglio, un sito di restrizione, automaticamente il frammento si divide in due. Lo stesso per BAM, due pezzi, e quindi questi sono dati che automaticamente i ragazzi possono ricavare dal gel da carosio e scrivere, così pure quali sono le distanze reciproche dai siti, vedete 2, 3, 5 kilobasi. Meno intuitivo è capire qual è l'ordine degli enzimi. Ora questo è un caso semplice, prendiamo solo due enzimi di restrizione, una molecola di 10 kilobasi, però chi ci dice che viene prima BAM e poi ICO, prima ICO, poi BAM? Allora, per stimolare i ragazzi, penso che a voi tutti sia capitato che spesso i ragazzi non apprendono facilmente da informazioni verbali, visive, non amano ragionare in astratto. Spesso è più facile per loro, per esempio, utilizzare dei modelli, ma anche dei foglietti di carta. Vi faccio vedere, mi fa piacere che lo vediate, perché è un qualcosa che poi riscuote non solo successo in classe, ma è anche un modo per imparare a studiare, invece che leggendo direttamente sul libro le varie nozioni, provare a mimare un meccanismo. Quindi, per esempio, con dei foglietti di carta, io ho preso queste strisce per farvi vedere, per esempio, la risoluzione. Quella è la molecola di DNA. Allora, i ragazzi hanno in mano la molecola di DNA, possono trattarla con l'enzima di restrizione, i dati del problema ci sono, e quindi ecco che la molecola di 10 kilobasi possiamo dividerla nei due frammenti, così. Lo stesso si può fare per il taglio con BAM, quindi 3 e 7, così. Il problema però è che i ragazzi devono guardare anche quello che è il risultato della doppia digestione. Quando si mettono tutti e due gli enzimi, dobbiamo avere come frammenti un frammento di 2, uno di 3 e uno di 5. Se si taglia in quel modo, automaticamente il nostro risultato sarà diverso. E quindi viene automatico che il taglio che si deve fare deve essere dalla parte opposta, in modo che quando si va a vedere il risultato, la molecola sarà tagliata proprio come ci si aspetta, 2, 3, 5. Questo, vi ripeto, è un esempio semplice, però immaginate di poter fare in classe dei gruppi e di poter affibbiare a ognuno magari due enzimi, a un altro altri due enzimi, a poco costruire anche una grande mappa di restrizione. Questa è la mappa di restrizione del fago lambda, sono 50 kilobasi, quindi è più grande, e poi si può fare con tanti enzimi differenti. Ai ragazzi questa cosa piace, vi dicevo, e permette di introdurre argomenti più difficili, come per esempio le differenze tra gli enzimi di restrizione di base, quelli che tagliano specificamente tutte le sequenze che hanno quel tipo di GATTC di ordine di basi, rispetto a queste nuove nucleasi che si vanno scoprendo. Queste nuove nucleasi servono per fare, come vi dicevo, il cosiddetto genome editing, cioè modificare il genoma. E però sono delle nucleasi ingegnerizzate, significa che sono state manipolate, perché in pratica devono essere capaci di andare a modificare il genoma. Sicuramente per ora si è fatto nei vari sistemi modello, vedete topo, pollo, rana, pesce, anche nelle piante, con successo, nel senso che effettivamente si è riuscito a modificare per esempio un gene con una mutazione che comportava un fenotipo non desiderato. Lo si fa anche nelle cellule, per esempio, di un paziente, cellule in coltura. Uno può provare, estrae, fa una biopsia, mette le cellule in coltura e poi prova a curarle, per esempio, con questo metodo. Il metodo si basa su queste nucleasi ingegnerizzate, che sono molto semplici, in pratica hanno una componente che è una porzione che deve essere catalitica per generare il taglio del DNA, quindi è proprio la parte
dell'enzima batterico che sa tagliare. Tagliare significa rompere il legame tra due nucleotidi e quindi aprire il DNA. E poi una porzione che deve fare da guida per riconoscere il sito desiderato e legarlo ad alta specificità. Questa è una cosa importante perché la guida è quello che ci assicura di andare a curare, a modificare solo il gene che noi vogliamo distruggere, non tutti gli altri. Quindi la guida deve essere molto specifica. Adesso se ne conoscono già parecchie di questi sistemi di nucleasi ingegnerizzate. Qui vedete dei nomi, per esempio zinc finger. Queste sono una nucleasi batterica a cui viene associato una piccola proteina eucariotica. Si chiamano proprio proteine zinc finger perché hanno una forma tipo un dito con all'interno un atomo di zinco e sono molto specifiche, nel senso sanno quasi indicare dove la nucleasi deve andare a tagliare. Un altro esempio, queste, TALEN, la parte guida è un attivatore, magari un fattore di trascrizione che comunque riconosce, lega, vi ripeto, leggere una sequenza per un enzima significa entrare in contatto con i vari gruppi chimici che sono esposti dalle basi, dai nucleotidi stessi. Quest'altro CRISP, non ve l'elenco tutte, magari su questa, CRISP-Cas9, entreremo più in dettaglio perché è proprio quella scoperta straordinaria che vi ho fatto vedere prima. Però una cosa in comune che hanno tutti questi vari enzimi è che sono capaci di generare un taglio nel DNA che può essere a singolo filamento o a doppio. Quindi doppio si stacca proprio. Oppure se il DNA ha doppia elica, se viene fatto un taglietto solo su uno dei due filamenti, un nick. La molecola rimane intatta, però in quel punto in cui c'è la rottura, in pratica i meccanismi endogeni di riparo della cellula sono capaci di riparare quel punto dove è avvenuta la rottura, o a singolo o a doppio filamento. E il riparo è un momento importante, perché c'è differenza se avviene riparazione mediante ricombinazione omologa o non omologa. Non omologa significa che si ha il taglio e si generano delle estremità non precise, che quindi quando poi vengono riunite, magari sì, abbiamo alterato il gene, però è difficile prevederlo. Invece il modo migliore è questo, ricombinazione omologa, perché a quel punto sapremo con precisione qual è il punto che viene tagliato e come modificarlo. Magari siamo proprio noi che decidiamo di inserire un pezzettino di DNA o cambiare in una base in un'altra. Allora, tra queste varie nucleari, questi vari esempi che vedete, attualmente la migliore sembra essere proprio questa CRISP-Cas9. CRISP-Cas9 che è formata sempre dalla nucleasi e poi la guida, invece di essere una proteina, è un RNA. E questo rende molto più facili le cose perché con le tecniche di manipolazione del DNA è possibile anche facilmente produrlo un RNA guida, cioè una molecola che sappia scorrere sul genoma fino a trovare il punto preciso che deve essere modificato. E questo sistema CRISP-Cas9 prende il nome da questa proteina e da questo nome lungo, difficile, CRISP, che è l'acronimo di una regione batterica. Quindi sempre partiamo dai batteri per poi agire sulle cellule eucariotiche, le cellule nostre. Questa regione batterica, CRISP sta per repeats, quindi sono delle corte sequenze ripetute palindromiche, significa invertite l'una rispetto all'altra, e che qui nel disegnino, nello schema, sono rappresentate da questi triangolini che si incontrano l'uno con l'altro. Queste sequenze ripetute sono interspaziate da queste altre sequenze colorate, sono degli spacer, degli spaziatori. Questo tipo di regioni geniche ripetute non è che non si conoscessero da poco tempo, anzi, vi faccio vedere
da quanto tempo si conoscono e come funzionano, perché sono così importanti questi CRISP, perché è proprio studiando loro che si è avuto l'idea di sviluppare questa tecnologia all'avanguardia. In pratica si conoscono dal 1987. Nel 1987 un gruppo di giapponesi scoprì in Escherichia coli, nel genoma, nel DNA di Escherichia coli, erano presenti queste regioni con tutte queste sequenze corte e ripetute. Descrissero questa scoperta, però non ne capirono il significato. Successivamente, vedete le altre date, non entro nel dettaglio, però servirono a capire che queste regioni così ripetute si ritrovano non solo in Escherichia coli, ma anche in altri tipi di batteri. Anzi, proprio grazie a questi, io adesso spesso possiamo riconoscerli, i vari batteri, distinguerli. La cosa più importante fu nel 2007, perché questo gruppo riuscì a dimostrare che queste sequenze ripetute conferivano ai batteri una sorta di immunità acquisita ereditabile. Vi faccio vedere come, però soprattutto questa scoperta, vedete, viene incredibilmente da una industria alimentare che, mentre in cui i ricercatori, mentre cercavano di migliorare la qualità degli yogurt, quindi analizzavano i vari ceppi batterici per trovare quelli che magari davano una cremosità maggiore, la ditta la Danisco, che ora si è associata alla DuPont, e che però il lavoro è serissimo, nel senso, qua nella vignetta vedete il ricercatore che trova all'interno dello yogurt questo locus, questa regione CRISP. Però loro riuscirono a pubblicare su Science, una rivista molto prestigiosa, dimostrando che effettivamente CRISP conferisce una resistenza acquisita contro i virus nei batteri, nei procarioti. In che cosa consiste questa immunità acquisita? Prendo uno schema da un'altra review che gli stessi autori hanno scritto successivamente, vedete, nel 2010, in cui si capisce bene come funzionano queste regioni CRISP. Quando un virus entra in un batterio, l'abbiamo detto prima, la prima cosa che succede è il batterio attiva il suo sistema immunitario degli enzimi di restrizione e cerca di tagliare il DNA del fago in mille pezzi. Alcuni di questi pezzettini, però, la maggior parte vengono degradati. Alcuni invece, vedete questo per esempio, è un pezzettino che viene integrato nella regione CRISP. Un novello spacer, un novello spaziatore, nel senso, se entra un fago per la prima volta nel batterio, un pezzetto del suo DNA viene integrato nel DNA batterico, nel genoma batterico, significa che diventa parte del batterio e che quindi nelle successive generazioni, nelle cellule figlie, questo pezzettino verrà trasmesso alle cellule figlie, vedete? Si ha un'immunità acquisita perché sia il batterio dopo l'infezione, sia le cellule figlie, avranno un pezzettino di DNA in più. E ogni volta che avviene un'infezione diversa, perciò sono colorate in maniera diversa, perché proprio andando a guardare la sequenza di questi spaziatori, si può quasi ricostruire la storia del batterio e anche differenziare batteri diversi che hanno avuto una storia diversa. In alcuni questo fago è riuscito a entrare, in altri no, e così via. E infatti i ricercatori della Danisco, di quella ditta dello yogurt, se ne accorsero proprio perché alcuni ceppi erano meno resistenti ai virus rispetto di altri e se andavano a guardare la loro composizione proprio in queste specifiche regioni trovavano delle differenze. Perché? Perché nel momento in cui il batterio ha acquisito un pezzettino che è esattamente dell'invasore, se capita una successiva invasione, vedete qui, il fago è entrato di nuovo, immediatamente la regione CRISP viene trascritta, significa che si produce l'RNA e il RNA viene processato e quindi si formano tutti questi vari pezzettini che fanno da guida. Da guida a che cosa? In pratica questi pezzettini si legano a proteine specifiche che
formano un complesso e che sono capaci di tagliare, quindi delle nucleasi, riconoscono il bersaglio, si appaiano e lo distruggono, una sorta di RNA interference, una sorta di modo per associare l'RNA, però a questo punto proprio al DNA del virus invasore, quindi è diverso un po'. Ve lo faccio vedere meglio, con uno schema l'ho rifatto in maniera semplificata, questa è proprio la figura del paper di Science del 2010. Guardate per esempio, questo è un altro locus, un'altra regione CRISPR, però da un batterio diverso, Staphylococcus pyrogenes, ma ce ne sono tantissimi, hanno tre caratteristiche essenziali, la parte CRISP in cui si vedono i repeats, le sequenze ripetute, e gli spaziatori, i triangolini sono le sequenze ripetute, gli spaziatori sono questi colorati. E l'ultima invasione, noi possiamo proprio vedere la storia delle invasioni per questo batterio, perché prima il primo fago a entrare è stato questo, poi magari questo è stato l'ultimo, quello che abbiamo visto ora. Poi c'è qui una serie di CAS, sta per CRISP associated, quindi proteine che si associano a questo CRISP, e tra queste vediamo Cas9, proprio quella proteina che all'inizio vi ho fatto vedere, viene usata poi nelle biotecnologie per fare genome editing. L'altro cerchio che vedete qua evidenzia un piccolo RNA, track RNA, che è un RNA transattivatore, è un RNA che aiuta a fare il complesso, perché questi RNA guida sono importanti, ma è importante che si formi tutto un complesso RNA e proteine in modo da guidare tutto questo meccanismo che alla fine deve portare al taglio del DNA dell'invasore. Quindi viene prodotto un piccolo RNA che aiuta e un RNA più lungo invece che porta tutte le informazioni per produrre le proteine, le nucleasi, Cas9, ma non è solo Cas9, ci sono anche per esempio delle elicasi, quindi proteine che aprono la doppia elica, oppure delle RNAsi, quindi quelle che processano l'RNA. Alla fine lavorano tutti in concerto e quello che si ottiene è il processamento dell'RNA in modo da avere tanti piccoli RNA guida, che saranno pronti a riconoscere il DNA dell'invasore nel momento in cui entra. Se viene riconosciuto, si forma il complesso, in viola è proprio Cas9 e tutte queste altre proteine, si ha il riconoscimento del bersaglio e quindi il taglio del DNA. Questa immunità acquisita viene, vi dicevo, viene ereditata nelle cellule figlie, tant'è vero che c'è tutta una scuola di pensiero che porta a pensare a una sorta di eredità lamarchiana, perché in un certo senso l'esperienza fa sì che cambi il genotipo di questi batteri. Infatti, per esempio, nelle biotecnologie questo tipo di fenotipi viene analizzato, per esempio, per riconoscere le infezioni nelle varie specie batteriche. Immaginiamo, per esempio, quei batteri dello yogurt. Se ci sono dei batteri che facilmente vengono infettati da virus, è possibile modificarli, magari inserendo un pezzettino di DNA del virus nella regione opportuna, in modo che poi diventano resistenti a quel determinato virus. Quindi, immunizzazione artificiale da infezioni di specie batteriche importanti dal punto di vista industriale, come quelli utilizzati nelle produzioni alimentari e nelle fermentazioni. Un'altra tecnologia nuova, nuovissima, è questa spoligotyping, che sta per SP e spacer, quindi spaziatore, oligonucleotidi, la tipizzazione, ecco, la tipizzazione dei batteri sfruttando queste sequenze così peculiari. Basta andare a leggere la sequenza che è presente in un batterio e non è presente nell'altra per catalogarli in maniera veramente molto precisa. Addirittura si possono distinguere specie batteriche o all'interno di uno stesso batterio quello che ha avuto un'infezione oppure no.
E poi quello da cui siamo partiti, eliminazione o modificazione mirata di geni codificanti per proteine di interesse, quindi il nostro oncogene che vogliamo distruggere in modo da alterare il gene corrispondente a livello di cellule o organismi, per fare i knockout, quelli che si chiamano proprio knockout, cioè interrompere un gene, spegnerlo e basta. E molto brevemente, per portare questo sistema che è prevalentemente batterico nelle nostre cellule eucariotiche, alcuni requisiti sono importanti. Cas9 è proprio la nucleasi batterica, si usa quella, però deve essere... Questo sistema deve entrare in un sistema, nelle cellule eucariotiche, quindi per esempio deve essere tradotta sfruttando quella moltitudine di tRNA che ci sono all'interno della cellula. In pratica si deve un po' modificare la sequenza in modo da adattarla alle cellule eucariotiche. L'RNA guida è quello che scegliamo noi. Quindi scegliamo un punto del gene che vogliamo interrompere, deve essere scelto bene, soprattutto deve essere una regione unica, perché non sia mai, a volte i geni si somigliano, se uno sceglie un bersaglio che poi si ritrova in un altro gene, in un'altra proteina da un'altra parte, distrugge punti non desiderati. Quindi l'RNA guida sarà scelto con cura, e poi questo è il piccolo RNA adattatore, che va bene, può essere l'RNA batterico, però di nuovo, siccome deve funzionare nelle cellule eucariotiche, bisogna metterci un promotore eucariotico, bisogna considerare che questo sistema batterico deve agire in una cellula col nucleo, quindi le proteine devono passare la membrana nucleare e entrare nel nucleo per effettuare questo taglio. E quindi è necessario effettuare tutte queste modificazioni per far funzionare le cose. E le cose stanno funzionando. Ormai sono 2 anni che escono continuamente lavori in cui si vede che effettivamente è una metodica molto potente, ancora da rifinire, ancora non si può dire che siamo arrivati a trovare il massimo. Per esempio è stata utilizzata anche per l'HIV, per il virus dell'AIDS, perché così come i batteri si difendono dai loro virus batterici batteriofagi, e nelle cellule, almeno nelle cellule in coltura, questi sistemi funzionano bene, tipo si cerca un RNA guida che sia uguale, complementare, non uguale, insomma adatto per distruggere il virus HIV, e effettivamente si vede che le cellule diventano libere dall'infezione, considerando che HIV è un virus che rimane latente nelle cellule per tanto tempo, potrebbe veramente essere il sistema di elezione per eliminarlo. Comunque non entro in dettagli ulteriori e salto queste che sono proprio il dettaglio dell'esperimento, perché possiamo passare al secondo punto del seminario, che comunque è correlato al primo, perché noi possiamo decidere di modificare un gene, rompere un gene, però dobbiamo essere ben certi di tutto quello che c'è intorno, perché magari appunto una cellula è tumorale perché c'è l'oncogene che spinge la cellula a proliferare, distruggiamo quello, però magari ci sono delle altre mutazioni, degli altri errori che comunque fanno che la cellula non funzioni bene, impazzisca. Di conseguenza è importante fare questo passo, analisi su larga scala, Aitwood. Faccio vedere un'altra vignetta, questa è molto famosa perché dà proprio l'idea di come funzionano le cose, nel senso che questo è un pescatore con... pesca un unico gene alla volta, rappresenta un ricercatore d'altri tempi, ma d'altri tempi voglio dire finora così abbiamo lavorato tutti quanti nel nostro laboratorio, scegliamo un gene, ci mettiamo a caratterizzarlo piano piano, capirne la funzione, studiarlo a poco alla volta. E invece i nuovi metodi, i nuovi approcci sono quelli in cui quello che si pesca è tutti i geni presenti in una cellula e li si studia in parallelo in modo da capire bene come funzionano le cose e che tipo di interazioni ci sono tra di loro. In pratica si parla di one gene approach, quindi
Si studia un gene alla volta? Che tipo di domande ci facevamo noi in passato? Dove viene espresso? Quando? Quanto? Quindi analisi qualitative, quantitative. E come risolvevamo, come rispondevamo a queste domande? Essenzialmente con esperimenti di ibridazione, perché sfruttando la capacità degli acidi nucleici di ibridizzare l'uno all'altro, perché per esempio il DNA è una doppia elica, i due filamenti sono complementari tra di loro, e se il DNA viene denaturato, dopo i due filamenti possono riassociarsi, oppure possono associarsi per esempio a un filamento di RNA che però deve avere la sequenza esattamente complementare. Allora, con tecniche di ibridazione, le ibridazioni in situ che cosa permettono? Si estrae, cioè si parte da un gene di nostro interesse e si va a vedere per esempio dove è espresso in un determinato tessuto, se nella cellula X, nella cellula Y, sempre perché questo nostro gene, questo DNA, può andare a ibridizzare sul tessuto, e se è espresso avremo un segnale positivo. Sto facendo molto in breve questo tipo di tecnologie di ibridazione, perché penso che per voi sarà interessante soprattutto vedere come è cambiato il modo di pensare, cioè da questo studio di geni uno alla volta adesso si è passati a approcci su larga scala, in cui le domande più o meno sono sempre quelle: quali, quanto, però vedete il plurale, quali geni sono espressi nel tessuto di nostro interesse, e tutti quanti insieme, l'uno con l'altro, si vede come si comportano, come si influenzano l'uno con l'altro, in modo da avere quello che si chiama un profilo di espressione genica. Estraiamo un tessuto, anzi lo faccio vedere più in dettaglio con l'esempio delle cellule tumorali e di cellule invece da un donatore sano. In pratica si può andare a vedere nelle cellule tumorali, magari vengono espressi determinati tipi di geni di più, altri di meno. Guardiamo questo gene G, per esempio, è espresso normalmente nella cellula tumorale completamente silente. Magari è un gene soppressore di tumore e quindi è grave, se non espresso significa che la cellula non si può difendere. Oppure questo, gene H. Il gene H non è espresso normalmente e invece è attivissimo nelle cellule. Ecco, questo potrebbe essere un oncogene. Noi possiamo riportare questi dati su un grafico e allora avremo che il gene G, per esempio, è questo, vedete, è presente nella barra, facciamo in blu, le cellule normali, in rosso le cellule tumorali. È possibile vedere visivamente questi dati sull'istogramma. Il gene D è espresso in tutti e due i tipi cellulari, però presenta una mutazione, e spesso una mutazione può essere grave, anche una mutazione puntiforme in un unico nucleotide può completamente cambiare la sequenza della proteina e fare guai grandissimi. E allora il gene D, vedete, ha la stessa espressione in tutti e due i tipi cellulari, però all'interno c'è questo errore molto grave. Allora, noi dobbiamo trovare il modo per misurare questi geni, l'espressione di questi geni. L'espressione dei geni è trovare l'RNA, no? Perché il genoma è uguale in tutte le cellule, in tutto il nostro organismo, in tutte le cellule il genoma è uguale, però poi nel fegato vengono espressi alcuni geni, nel cervello altri e così via. Di conseguenza, quello che si tende a fare è studiare tutti i trascritti, si chiamano trascrittomi. Il trascrittoma è proprio l'insieme di tutti gli RNA che vengono espressi in un certo momento, in una certa cellula, in certe condizioni. Per studiare i trascrittomi, queste sono le tecniche più usate. Però ho messo in grassetto queste due, microarrays e RNA sequencing, perché ormai si usano quelle. Nella storia delle biotecnologie è andata sempre avanti così. Una tecnica viene superata da un'altra, e poi da un'altra, e poi da un'altra, cercando di migliorare sia la qualità, sia l'efficienza, sia i costi. Allora, microarrays. Ne avrete sentito parlare perché sono ormai usati tantissimo, però dal punto di vista poi tecnico c'è una differenza molto importante. Sempre si tratta di fare esperimenti di ibridazione, quindi
un filamento che deve contattare un altro. Però in questo caso, vedete, le sonde, cioè sul vetrino, questo è un vetrino da microarray, sul vetrino vengono applicati i geni, tutti i geni. Questo è un vetrino piccolo. Noi possiamo dire, per esempio, che qua c'è il gene numero 1, qua il gene numero 2, qua il gene numero 3. Magari si può essere rappresentato non come il gene intero, ma come un piccolo pezzo, un frammento che però deve essere rappresentativo di quel gene, quindi deve avere le caratteristiche affinché possa essere distinto da tutti gli altri. Quindi un frammento di DNA, oppure può essere applicato in ciascuno di questi pozzetti un cDNA che è la copia degli RNA, quindi un'altra possibilità, oppure anche dei piccoli oligonucleotidi. Gli oligonucleotidi si possono sintetizzare chimicamente, quindi può decidere il ricercatore che tipo di sequenza è importante mettere là, applicare sul vetrino per rappresentare tutti i geni possibili. Tutti i geni possibili significa che in un vetrino di questo tipo, vedete, li possiamo contare, non sono tanti, però adesso si è talmente sviluppata la tecnologia che adesso è possibile contenere in piccolissimi supporti. Vedete, qua vi ho portato proprio uno di questi chip, si chiamano chip perché sono simili ai microprocessori dei computer. E, i campioni, le sonde, vengono applicate su delle sfoglie di silicio. Questo viene dal laboratorio della professoressa Barsacchi, dove a suo tempo hanno fatto un studio del trascrittoma molto avanzato. Ed è, può girare, perché sembra incredibile che in questo piccolo pezzettino, in questo piccolo quadratino, c'è un intero genoma. Nel senso, ci sono tutti i geni, magari soprattutto appunto quelli che codificano per proteine, dipende, perché ce ne sono di vario tipo. Infatti, se vedete qua, per esempio, questo è un chip. Significa che sopra ci sono applicati tutti questi vari oligonucleotidi che rappresentano ciascuno un determinato gene. Magari non uno solo per gene, ce ne sono di più, però la cosa importante è che effettivamente se uno poi usa questo, 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 anzi, posso far vedere. Questo è della ditta Affymetrix, che è quello che usammo a quel tempo. Adesso va moltissimo la Agilent. La Agilent, che ha trovato un modo diverso per sintetizzare oligonucleotidi direttamente in situ, come se fosse una stampante a getto d'inchiostro. Se funziona il filmino, vi faccio vedere quello che propagandano, perché, ecco, questa è la stampante e le goccioline sono i nucleotidi G, A, T, C rappresentati con colori diversi. Vengono aggiunti uno alla volta a formare questa specie di colonna e la colonna poi, una volta che sono denaturati, serve per far avvenire l'ibridazione. E l'ibridazione, il filmino è molto veloce, tra un attimo ve lo faccio vedere meglio, però alla fine, aiutandosi con la microscopia confocale, con posti fluorescenti, si possono distinguere cellule cancerose da cellule non cancerose e così via. Vi faccio vedere come si fa l'esperimento. Allora, torniamo alle nostre cellule dal donatore sano e invece da un paziente. La cosa importante è, facciamo una biopsia per esempio, estrarre l'RNA, che ci rappresenta appunto tutto quello che viene espresso di buono e di cattivo all'interno di quelle cellule, e lo convertiamo, lo marchiamo, cerchiamo di renderlo visibile, per esempio convertendolo in cDNA, però con dei nucleotidi fluorescenti, quindi nucleotidi che emettono in lunghezze d'onda diverse, in verde, in rosso, a seconda. Facciamo una miscela. Questo viene in verde, è tutto l'RNA che viene dalle cellule del donatore sano. Questo è tutto l'RNA fluorescente che viene dal donatore malato. Tutta questa miscela viene applicata sul vetrino. E ricordatevi che sul vetrino, questo è un vetrino, ma anche su quel chip che sta girando, in pratica ci sono tutti piccoli oligonucleotidi che rappresentano, questo è il gene 1, questo è il gene 2, sono a singolo filamento, questo è importante, quindi sono già pronti a ibridazione. Allora noi che facciamo? Se applichiamo questo materiale sul vetrino, permettiamo di far avvenire l'ibridazione. E che cosa succederà?
che per esempio sul gene 1, se il gene 1 è un gene che viene espresso solo nei tumori, ecco che si attaccheranno solamente l'RNA rosso, il cDNA fluorescente, che trova le sequenze complementari applicate su quella posizione. Il gene 2 invece è un gene che si esprime in condizioni normali e allora l'RNA del tumore non troverà mai una sequenza che si possa appaiare e quindi questa posizione risulterà verde. Qua si vede male il risultato, l'analisi dei dati. Ve lo faccio vedere più in grande e potete vedere per esempio che questi due qua, uno verde e uno rosso, che cosa sono? Sono appunto geni espressi in maniera differente. Questo gene qua si esprime solo nelle cellule normali, questo invece nelle cellule malate. Poi ci sono tutta una serie di campioni in cui i geni sono espressi allo stesso modo e il segnale sarà giallo. Quindi un'analisi qualitativa, però poi anche un po' un'analisi quantitativa di comparazione chiaramente, però vedete queste piccole macchioline qua sono talmente deboli che fanno capire che il materiale che si è andato a ibridizzare in quei punti è molto poco, quindi vuol dire che sono dei geni poco espressi. In ogni caso comunque questo è un vetrino facile da guardare. Invece il microchip che sta girando dà dei risultati molto più complessi, possono essere analizzati solo se facciamo riferimento a analisi computazionale, ad algoritmi che permettono di analizzare, ecco, non è più un istogramma come questo in cui andavamo a vedere 4-5 geni, ma dobbiamo guardare tutto il trascrittoma e per analizzare questo tipo di dati ci vuole la matematica, ci vuole la bioinformatica e infatti lavoriamo a stretto contatto con i bioinformatici. Ultimo punto sui microarray, non esistono solo microarray di DNA, quindi di geni, ma anche microarray di peptidi, proteine, perché su questi vetrini in effetti uno può applicare anche o delle proteine vere e proprie o pezzi di proteine oppure ligandi di peptidi e proteine. Tutto sta a scegliere bene il supporto. Per esempio esistono superfici di vario tipo, vedete, si possono legare proteine acide, basiche, proteine che legano i metalli, oppure proprio studiare le interazioni proteiche, per esempio interazione antigeno-anticorpo, oppure una proteina che lega il DNA, insomma le possibilità sono tante. E perché si parla di, vedete in alto, protein chip in clinica diagnostica? Perché può essere un metodo valido per studiare appunto il proteoma. Per esempio, immaginiamo di estrarre il sangue da un paziente e di voler vedere le proteine che sono presenti in quel siero. Sarà possibile purificare, qua si vede molto poco, comunque purificare, prendere questo siero e applicarlo sul vetrino. Solo le proteine che ne so, che legano il metallo si legheranno qua, oppure quelle che legano questo recettore si legheranno qua e così via. Per identificare chi sono queste proteine e quindi descrivere proprio il proteoma si fa uso di speciali apparecchiature che sono gli spettrometri di massa. Qua a Pisa ne abbiamo alcuni, sono apparecchiature costosissime, che però effettivamente permettono, partendo dalla massa degli amminoacidi che compongono le proteine, riuscire a identificarle e quindi dare anche una diagnosi. Nel siero del paziente ci sono proteine X, Y e Z, così, che sono sintomo di questa patologia. Quindi nuovi modi per fare diagnosi. Passo all'ultimo punto che è il sequenziamento. Abbastanza breve, perché di questo vi parlerà in dettaglio, e l'ho detto, Federico Cremisi, facendovi vedere anche dei risultati funzionali proprio nelle cellule. Oggi qua invece vediamo semplicemente la differenza tra i primi metodi di sequenziamento e quelli che si chiamano sequenziamenti di nuova generazione, quelli all'avanguardia. Allora, per i sequenziamenti dei primi metodi di sequenziamento dobbiamo ritornare agli anni 80, quindi appunto quando stavo ancora ad Heidelberg, perché negli anni 80 ottenne il premio Nobel Friedrich Sanger.
che si inventò un metodo di sequenziamento che ebbe poi un successo enorme, perché negli ultimi 30 anni tutti i genomi, a cominciare dal genoma umano, ma tutti quelli dei sistemi modello e così via, sono stati fatti proprio con questo metodo. E il metodo su che cosa si basa? In pratica Sanger si pensò, per leggere una sequenza, quello che possiamo fare è seguire diciamo, il modo con cui il DNA viene replicato nelle nostre cellule, cioè funzionare come una DNA polimerasi. Quindi, dato un filamento stampo, che non conosciamo chiaramente, se noi forniamo tutto quello che serve per sintetizzare un nuovo filamento, il filamento complementare, e possiamo individuare le basi che compongono il filamento complementare, abbiamo individuato la sequenza sconosciuta. Che cosa serve per fare questo? Serve un innesco, perché la DNA polimerasi intanto riesce a replicare il DNA solo se può partire da un'estremità ossidrilica, 3'H. Poi servono i nucleotidi, i substrati, e saranno i deossinucleotidi trifosfati, che sono adatti proprio per essere attaccati uno dopo l'altro, fino a ottenere questo filamento di nuova sintesi. Per rendere visibili questi nucleotidi, perché qua vedete lui con una lastra da sequenziamento radioattiva, all'epoca si usava moltissimo l'isotopo radioattivo, il fosforo P32, adesso si usano con più successo dei composti fluorescenti. Però vi faccio vedere meglio, in pratica lui si inventò, per renderli visibili questi nucleotidi che vengono aggiunti durante la polimerizzazione, andò a usare dei nucleotidi particolari, deossinucleotidi trifosfati. Questi nucleotidi non hanno l'estremità 3'H, hanno semplicemente un idrogeno, e questo è grave perché nel momento in cui vengono incorporati nella catena nascente bloccano la sintesi, non può essere aggiunto nient'altro perché non c'è il gancio, l'ossidrile è proprio il gancio che permette di far attaccare l'altro nucleotide. E allora, se nel nostro tubicino di reazione noi abbiamo il filamento stampo, l'innesco e poi una miscela di nucleotidi normali che servono per far andare avanti la reazione, e poi ogni tanto a bassa concentrazione dei dideossi, quindi dei nucleotidi che se entrano bloccano la catena, infatti si chiama proprio metodo di terminazione della catena. I dideossi saranno fluorescenti con, appunto, in rosso la... in blu la T, in verde questa, in giallo la G, per cui se uno effettua un'elettroforesi sul gel, sempre come abbiamo visto prima, per separare le varie bande, oppure si può anche fare un capillare, perché tanto i vari nucleotidi sono differenti l'uno dall'altro, sono fluorescenti in colori diversi, sarà il laser e poi il detector e poi tutto il macchinario che permette di riportare i dati di sequenziamento sul computer. In pratica qui è entrato il dideossi A, questo è il primo frammento, qua di nuovo il dideossi A, secondo frammento, qui è entrato una T, frammento blu, e il laser lo capta e poi lo riparte qua come una specie di grafico, si chiama elettroferogramma. All'epoca questo metodo, che in fondo è semplice perché si può fare in laboratorio, basta avere i quattro nucleotidi, il dideossi, la polimerasi, e si può fare in laboratorio. La cosa un po' più complicata, almeno all'epoca, era avere il filamento questo qua, stampo, il DNA, perché il DNA è a doppio filamento. E allora esistono dei faggi che producono il singolo filamento, però per sequenziare pezzi di DNA grandi all'epoca era un po' un problema. E allora effettivamente in quegli anni il nostro gruppo di ricerca generò una famiglia di vettori che erano proprio specializzati per il sequenziamento, perché erano dei plasmidi normali che però in condizioni opportune potevano formare un filamento singolo, comportandosi quasi come dei faggi. Il meccanismo è quello della replicazione a circolo rotante, che noi raccontiamo poi a lezione quando facciamo vedere i vari tipi di meccanismi di replicazione. E questo è un plasmide
classico come quelli che si usano per il clonaggio, che però nel momento in cui uno deve sequenziare basta modificare le condizioni e attivare la sintesi del singolo filamento. Cioè il DNA alla fine viene a esistere come un singolo filamento che può fare da stampo per attaccare appunto un innesco e fare la sequenza. Quindi questi vettori, prima ne ha parlato Giuseppina, perché effettivamente hanno avuto tanto successo, sono stati utilizzati moltissimo, però adesso con i nuovi metodi NGS, Next Generation Sequencing, sta cambiando tutto. E sta cambiando tutto, vedete, questa è la pubblicità delle piattaforme di nuova generazione che pubblicizzano la loro strumentazione, perché questi metodi non è facile farli, allestirli in un laboratorio presto presto, ci vogliono macchinari notevolissimi, perché la cosa buona è che non serve clonare, non servono più i vettori, non si devono fare l'elettroforesi, però invece si ottengono alta velocità di sequenza. Considerate che con queste piattaforme si è riuscite nell'ambito degli ultimi anni di sequenziare l'equivalente di DNA di tutto quello che era stato fatto negli ultimi 30 anni. Perché sono velocissime, alta velocità, alta prestazione, si ottengono moltissime sequenze in parallelo, molto rapidamente, in un giorno si può fare tutto il genoma di un uomo, per dire. Costi e tempi ridotti sicuro, i costi ancora è parecchio, ancora non tutti però i laboratori se lo possono permettere. Perché hanno avuto tanto successo? Quali sono i fattori che hanno determinato il loro sviluppo? Allora, prima di tutto, il primo punto è che già si conosce il genoma, cioè la disponibilità dei genomi di riferimento. Voi sapete che nel 2001, queste sono le copertine di Science e Nature, che all'epoca dove furono pubblicate proprio le prime bozze del genoma umano, nel 2001, poi dal 2001 sono stati approfonditi, sono stati fatti altri sequenziamenti, adesso conosciamo veramente il 99,9% del genoma umano e di altri sistemi tipo Topo, Ratto e così via. Avere un genoma di riferimento significa che invece di fare le sequenze da zero, si possono fare le sequenze e comparare, confrontare con il riferimento in modo da trovare subito le differenze, oppure il sequenziamento in pratica è mettere insieme i vari frammenti sequenziati e ottenere alla fine il cromosoma intero. Se uno ha un riferimento per ordinare tutti questi pezzi, chiaramente è più facile. Quindi, primo punto, la presenza del genoma. Secondo punto, l'invenzione della PCR. La PCR ormai è famosa perché si usa per gli assassini, per trovare l'identità nelle tracce degli omicidi e così via. E però per questa invenzione noi dobbiamo ringraziare a Kerry Mullis, un altro premio Nobel nel 1993, premio Nobel per la chimica. Che si inventò lui? E insomma capì che senza fare clonaggi era possibile ottenere una grandissima quantità di DNA. In che modo? Sfruttando il fatto che il DNA è doppio filamento. Immaginiamo la traccia trovata sul luogo del delitto, quindi poche molecole, magari anche una sola molecola. Da quella molecola, se uno fa una denaturazione, cioè se separa i due filamenti, aggiunge degli inneschi, e promuove la sintesi di nuovi filamenti, da una molecola ne otteniamo due. E poi di nuovo si può ripetere questo ciclo. Si aprono i due filamenti, si aggiungono gli inneschi, da due molecole ne otteniamo quattro. E quattro, otto, in maniera esponenziale da una molecola si ottiene una grande quantità di DNA, che è quello che serve per fare questi sequenziamenti. E molto semplificato, le tappe fondamentali delle sequenziamenti di nuova generazione si basano su alcune cose semplici, e cioè la prima cosa è, immaginiamo di voler fare determinare la sequenza del genoma di uno di voi, si prende un po' di sangue, si prende dalle cellule i globuli bianchi il DNA e il DNA viene frammentato, chiaramente sarà molto poco perché quello che possiamo prendere da un po' di sangue comunque sarà poco per fare tutta la sequenza. Allora va amplificato. Però come si fa? Non direttamente la PCR. Si attaccano a questi frammenti di DNA degli adattatori.
adattatori a sequenza nota, quindi noi poi da là possiamo partire per fare le sequenze. Gli adattatori servono per creare dei frammenti che poi possono essere fissati su un supporto solido. Qua i vari metodi sono diversi, però vi faccio vedere questo che è il sistema 454 della Roche, che sfrutta la possibilità di, questo è il frammento, noi lo vogliamo amplificare, ne vogliamo ottenere una grande quantità per poi farne la sequenza. Allora che cosa si fa? Si fa una miscela di acqua e olio, si fa la cosiddetta PCR in emulsione, perché l'olio fa sì che le piccole goccioline di acqua col buffer, con quello che serve per fare la PCR, mantengono separati i vari frammenti. Mi spiego meglio. Un frammento viene legato a una microbiglia molto piccola, micro, quindi è veramente infinitesimale, e l'amplificazione con la PCR viene fatta in questa gocciolina di acqua che viene mantenuta separata dalle altre perché c'è l'olio intorno. Si chiama proprio PCR in emulsione, perché le piccole goccioline d'acqua non si mescolano e quindi si fa è come se fosse un microreattore. Una gocciolina è un microreattore, quindi all'interno della gocciolina ci sarà la biglia. Attaccati ci sono tutti questi adattatori in modo che il frammento, una volta che si è denatato, si può attaccare, e forse la copertina di Nature Biotechnology fa vedere meglio perché è più grande. Questa è una copertina del 2009 in cui si vede appunto come funziona questa PCR clonale. La biglia, gli adattatori per legare, i filamenti che possono poi denaturare e riunirsi, denaturare, essere amplificati, insomma una PCR normale, però fatta all'interno di una gocciolina. Alla fine il risultato è che abbiamo una serie di microbiglie che sono diventate tutte capellute perché hanno tutte queste molecole di DNA che le circondano, però la cosa importante è che è sempre lo stesso frammento. Quindi, ben separato dagli altri, intorno a questa biglia abbiamo tutte queste copie multiple dello stesso frammento di DNA che possono essere sequenziate separatamente. Uno le mette in una celletta tipo questa, anche qua andiamo sul micro, perché questi pozzetti sono del diametro di 44 micrometri, quindi significa che all'interno c'entra una sola biglia. Quindi veramente è come se fosse, questo è un tubo di reazione. Si aggiungono i vari componenti e si fa la sequenza del DNA. Si possono fare 400.000 letture in parallelo, quindi veramente in una giornata uno fa tutto il genoma, fa tutti i frammenti. Questo è il sistema della Roche e si fa questa PCR in emulsione. Un altro sistema, ve lo faccio vedere perché probabilmente sarà proprio quello che Federico vi illustrerà più in dettaglio, perché è quello che lui ha utilizzato, è questo dell'Illumina, in cui il concetto però è sempre lo stesso: riuscire a fare una PCR, non di tutti i frammenti insieme, sarebbe un gran pasticcio, ma separare i frammenti l'uno dall'altro. Allora questa si chiama poloni PCR, come se fosse una PCR a colonie, perché i singoli frammenti vengono depositati in un punto e poi in quel punto vengono amplificati molte volte. È una PCR a ponte. Però il concetto fondamentale che deve rimanere impresso è questo. Questo è il frammento numero 1 che corrisponde al gene X, questo è il frammento numero 2 che corrisponde al gene e così via. Tutti questi frammenti, una volta sequenziati, poi vanno ordinati uno vicino all'altro in modo da ricostruire tutto il genoma. Tutto il genoma, com'è che si è arrivati a questo tipo di successi? Soprattutto perché sono state sviluppate tutta una serie di tecnologie in svariati campi. Qua ho indicato chimica delle superfici dei materiali, microscopia, robotica. La robotica è fondamentale perché tutte queste macchine devono agire in maniera standardizzata, tutte uguali, altrimenti sarebbe un gran pasticcio. E poi ancora biochimica dei nucleotidi, ingegnerizzazione delle polimerasi, data storage. Questo è un punto importante perché ritorniamo, e questo è il quarto punto, l'ultimo punto della bioinformatica, perché per analizzare queste sequenze ci vogliono i computer, ci vogliono gli algoritmi, bisogna sapere la bioinformatica. E a questo proposito sicuro i ragazzi si entusiasmano, loro ne sanno sempre molto più di noi perché stanno sempre con i computer in mano, gli iPad e così via, e di conseguenza
non so se può essere una proposta, però per esempio per l'anno prossimo potrebbe anche essere interessante fare estendere il ciclo dei seminari prendendo la parte di bioinformatica, perché ormai è un continuo sviluppo di tecnologie che vanno in parallelo con lo sviluppo dei sistemi informatici. L'ultima slide, e vi lascio l'ultima diapositiva, vi lascio con il futuro. Un futuro che non è fantascienza, perché questi sono già stati dimostrati, sono delle piccole chiavette, come delle chiavette USB, che permettono di sequenziare il genoma di una persona. Semplicemente, vedete, qua c'è un buchino, uno applica qua i campioni vengono processati e automaticamente i dati vengono riportati sul computer. E non è fantascienza, infatti qui c'è scritto un sequenziatore usa e getta poco più grande di una chiavetta USB collegata a un PC dalla sequenza. Però qua andiamo nel campo delle delle nanotecnologie, e di questo vi parlerà il terzo seminario di questo ciclo la dottoressa Raffa, che è appunto esperta di nanotecnologie. Io mi fermo qui, vi ringrazio. Sì, spero di essere stata nei tempi. Okay. Allora, ci sarebbe tantissimo da dire di più, però secondo me un quadro generale del punto al quale siamo arrivati potrebbe essere buono proprio da portare ai ragazzi, perché è anche un modo per stimolarli a approfondire questi argomenti. Possiamo parlarne anche a due durante il coffee break, se c'è. Comunque, qualunque curiosità vi viene, non. Grazie. Più che una curiosità è un chiarimento. Sì. A proposito della PCR. Sì. È importante giocare sulle concentrazioni, perché è un'osservazione importantissima questa, in quanto bisogna fare in modo che ci siano tante biglie e poco DNA e favorire l'attacco di una molecola di DNA per biglia. Quindi veramente è solo un gioco di concentrazioni, però ormai le condizioni sono talmente standardizzate che si riesce effettivamente a fare la prima interazione proprio uno a uno, un frammento, una biglia, chiusa nel suo microreattore, quindi nella gocciolina che è separata dalle altre, dopodiché si attiva con la denaturazione, quell'unico frammento si apre, comincia la PCR e da uno si hanno due, poi quattro e così via, e all'interno di quella gocciolina si crea questa quantità enorme di DNA intorno a una biglia. Mi sembra che addirittura si possono diventare un milione di sequenze intorno a una singola biglia. Quindi la cosa importante è il momento iniziale, bisogna giocare bene sulle concentrazioni. L'allineamento di tutte le sequenze, di tutti i frammenti che sono stati fatti all'inizio, con queste ultime? Allora, questo è tutto bioinformatica e questo vedrete, Federico ve ne parlerà, perché lui si è trovato proprio in una situazione di questo tipo, ha analizzato trascrittomi diversi e poi ha dovuto mettere insieme le varie sequenze ottenute per ricostruire tutti quelli che erano i geni espressi e non espressi. Una cosa che non vi ho detto, qui ho fatto l'esempio del sequenziamento del DNA, però si può fare la stessa cosa per sequenziare l'RNA. L'unico accorgimento è che si estrae l'RNA dalle cellule, si converte, si copia proprio in cDNA, DNA copia, e poi quel DNA viene usato allo stesso modo. Però il risultato è diverso. Prima di tutto i numeri sono inferiori, perché non è tutto il genoma, ma solo i geni espressi, e quindi in un certo senso dovrebbe essere anche più facile mettere insieme i pezzettini e ricostruire i vari geni. Facile non è, perché appunto o lo fa il computer o se no non è banale. Però considerando che ormai i genomi di riferimento ci sono, si tratta solo di
fare programmi di allineamento in cui una determinata sequenza viene fatta scorrere sul template, sullo stampo, e si può essere riassociata. Magari pure i ragazzi là dietro possono fare delle domande che possono essere importanti magari per fare la vostra scelta di vita, perché mi immagino dopo il liceo dovete decidere che tipo di facoltà prendere. Noi ora abbiamo la facoltà di biotecnologie, ma anche la facoltà di, non è più facoltà, adesso si chiama dipartimento, però il corso di biotecnologie e il corso di scienze biologiche. Sono ambedue dei corsi molto validi, magari nel corso di scienze biologiche si ha una visione più generale anche di altre discipline di tipo ambientale, ecologico e così via, e nelle biotecnologie c'è una maggiore focalizzazione verso queste metodiche, però senza chiaramente eliminare tutto quello che è la base di... Sì, un innesco è come per la bomba, un pezzettino per farlo partire. Nel caso del DNA l'innesco è un piccolo oligonucleotide che deve terminare però con un gruppo ossidrilico, OH. È importante quell'OH perché è il gancio per il nucleotide che deve arrivare. Se non c'è quel gancio, la polimerasi non sa dove attaccare il primo nucleotide. Quindi per attaccare il primo, la DNA polimerasi ha sempre bisogno di questo innesco. E l'innesco è una sequenza di DNA con un OH alla fine. Di DNA, non di RNA. Di DNA. No, perché nelle manipolazioni è più facile manipolare proprio il DNA. L'RNA è talmente delicato che di solito appena viene estratto, la prima cosa che facciamo lo convertiamo in cDNA. Se no ci si rompe tra le mani. Quindi i primer, è vero che la DNA polimerasi degli RNA innesco, piccoli RNA, però nella provetta se mettiamo gli RNA innesco si degradano, invece gli oligonucleotidi funzionano bene. Il chip vi è piaciuto? Sì, di... No, no, figurati. Sì. Infatti è una buona domanda, perché ci sono alcuni che stanno cercando di sviluppare proprio questa cosa, tipo HIV è un virus, è un retrovirus, quindi è un virus a RNA, e da una parte potrebbe essere utile andarlo a uccidere nel momento in cui è RNA. Si usano altri enzimi, si usano un sistema leggermente diverso da questo se vogliamo distruggere l'RNA. Cas9 è specializzata come endonucleasi a doppio filamento, fa proprio un taglio a doppio filamento, e questo doppio filamento sembra essere importante per reclutare gli enzimi di riparazione. Quindi Cas9 intanto l'ho citato perché è come se fosse almeno adesso l'enzima che funziona meglio, però si stanno sviluppando anche sistemi paralleli per fare una cosa del genere. Del resto c'è quell'altra tecnologia, l'RNA interference, che è una tecnologia in cui invece è un piccolo RNA che si appaia a un altro RNA e ne induce la distruzione. Quindi tenete presente che in questo seminario ho fatto delle selezioni, quindi oltre a queste tecniche ce ne sono moltissime altre che veramente sembrano rispondere a tutto quello che uno desidera. È quasi un giocare con queste cose. Il chip dove è andato a finire? Questo ormai non è più prezioso, però a suo tempo quanto costò? Boh, un sacco di soldi. Adesso i prezzi sono un po' diminuiti, però questa minima cosa, che poi con questo si poteva fare solo un esperimento, e quindi una volta che uno aveva sbagliato aveva buttato tutto. Invece no, sono stati bravi, l'hanno fatto bene, no? Sì, sì, io lo faccio vedere sempre ai ragazzi, perché se uno non lo vede, è vero che lascia la diapositiva con la mano così, però secondo me a vederlo qua e dire sta tutto qua dentro, veramente è notevole.
Sì, sì, esistono. La domanda è, ma queste endonucleasi programmabili stanno già procurando successi, risultati tangibili? Assolutamente, per esempio, proprio qua a Pisa, cioè, nell'Istituto di Agraria, che hanno fatto varie piante modificate in questo modo, ho assistito a delle tesi, perciò lo so direttamente, o le stanno facendo proprio per modificare, posso far vedere, vabbè, ma ve l'ho fatta vedere, nei vari sistemi modello, il sistema funziona molto bene, quindi nello zebrafish oppure nel topo, nelle cellule in coltura, nell'uomo ancora non si sa perché. Il problema più grave è che queste endonucleasi sono specifiche, però è da vedere bene se sono veramente specifiche al 100% e se vanno a toccare un altro punto. E allora questa fase è ancora una fase di ricerca di base proprio per verificare dove sono gli altri danni. Tipo, uno ottiene la pianta con la modificazione, però deve ancora andare a vedere gli altri punti del genoma, che cosa è successo. Sì, infatti. Sì, 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 perché chiaramente nel momento in cui si va all'uomo ci vuole la garanzia totale, sennò chi è che fa fare la cavia a un poveraccio in questo modo? Però le cellule in coltura dei pazienti, vi ripeto, c'è questo dell'HIV, in cui si vede che queste cellule effettivamente non contengono più il virus integrato, quindi nella forma latente. O ancora, c'è un'altra linea forse ancora più promettente, in cui vengono cambiati i recettori sulla superficie delle cellule umane, dei linfociti, i recettori per il virus dell'HIV. Se quei recettori non rendono più accessibile l'entrata del virus, è ancora meglio, perché è una sorta di difesa ancora più specifica, sì. Da poter fare nel paziente, non a chi non ha l'AIDS, da poter fare nel paziente perché si modifica il DNA. Ecco, questa è la cosa anche molto bella dal punto di vista teorico, questa pseudo-eredità lamarchiana, no? Che sempre più sta venendo fuori questa idea che l'esperienza che noi abbiamo durante la nostra vita è, in teoria può alterare anche il nostro genotipo e quindi essere trasmessa ai figli. E questo non ci avevamo mai pensato tanto, eh? Quindi anche inquinamento ambientale, problemi così, magari con questi cambiamenti a livello genomico o epigenetica anche, chiaramente. Mi fermo. Sì, per ora è stato fatto nelle cellule in coltura, però cellule in coltura che vengono modificate in modo che non possano essere più attaccate dal virus. E quando il virus magari sta già all'interno, esce, però non ne può attaccare altre, quindi questa più o meno è l'idea. Ci stanno dei paper, sì, però appunto sono prove, ecco, erano stati molto criticati perché erano stati fatti su cellule in coltura, invece successivamente l'hanno fatto su cellule primarie appena prese, facendo le prove, però pare che funzioni lo stesso. Esattamente, esattamente, quindi non è... Penso che cambi la conformazione del recettore per cui il virus non può più entrare. Non è il mio campo, però l'ho letto perché sono stata attratta da questa applicazione che sembra così vincente in un problema che è così attuale. Sì, sì. Ti sono piaciute. Vabbè, ma è 2013, è proprio... Ma non ho chiaro, a proposito di terapia genica che prima Isabella, queste possono tagliare il DNA doppio filamento sintetico? Sì. Ma non possono sostituire un gene mutato, per esempio, con il gene sano? Allora, vi faccio vedere questa slide, ecco che... E
In pratica la ricombinazione non omologa al massimo può dare un'interruzione, una delezione, una rottura. Quella invece omologa permette per esempio di sostituire dei pezzi, perché è proprio una ricombinazione omologa. È un punto importante, perché spesso uno vuole proprio correggere l'errore, e allora se si scelgono le sequenze laterali adatte si induce la ricombinazione omologa, ecco che questo, che il pezzo SAMO, viene integrato targeted integration. Sì, ma non solo in cultura, ti dicevo, nelle piante ho sentito una tesi recente. Che io sappia no, no. Però siccome è una cosa continua, può essere pure che ieri invece l'hanno pubblicata. Se guardate la letteratura del 2014 è tutta su questo, è veramente, cioè c'è tantissimo. E quindi insomma, sta a selezionare un po'. Allora, come già avevamo iniziato l'altro anno, queste conferenze hanno anche la parte didattica, quindi rispetto ai corsi di aggiornamento tradizionali, puramente seminariali, c'è anche questa parte di riflessione didattica. Ora, chiaramente la scelta dell'argomento è stata pilotata dalle richieste che voi avete fatto l'anno scorso. Si vede? Aspetta, non si parlano ancora. E perché c'è il famoso riordino che è arrivato a regime, quindi c'è la classe quinta dove c'è il programma biochimica e biotecnologie, quindi per molti insegnanti è una cosa un pochino nuova, e quindi questa riflessione serve da parte mia per raccontare qualche cosa e fare qualche riflessione insieme, però mi piacerebbe che ci fosse anche l'interazione da parte vostra, anche per sollevare eventuali problemi, e così io ai relatori mi faccio da interfaccia per migliorare le cose. Allora, molte facce le vedo, c'erano già anche l'altro anno, vedo anche delle facce nuove, per cui vi racconto intanto che mi attivano la presentazione, perché siamo qui, perché alla scuola normale e come mai ci sono queste iniziative con l'Accademia dei Lincei. Ce la facciamo? Dunque, uno degli organizzatori di queste cose qui, a parte l'Accademia di Lincei, è l'ANIS, l'Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali, che penso che ormai, sì, grazie, questa, che conosciate, che qualche anno fa ha iniziato col programma Fibonacci, non è questo, è indietro. Eccolo.
con il programma Fibonacci a interfacciarsi un po' con i colleghi europei e su una strategia di insegnamento diversa che si chiama l'Inquiry-Based Science Education, acronimo IBSE, che oggi è una parola molto di moda, fra parentesi, grazie, che ci fece conoscere un pochino quest'altra faccia, diciamo, dell'educazione scientifica, soprattutto ci ha fatto andare a vedere cosa sta succedendo negli altri paesi europei. Poi, sempre con l'ANISN, molti di voi fanno le Olimpiadi, dal 2008 che facciamo anche l'esperienza internazionale, per cui abbiamo anche il polso di cosa succede nel mondo. E abbiamo quindi incominciato a mettere su, dopo questo progetto Fibonacci, delle iniziative appunto per la diffusione di questo metodo di educazione scientifica, che va dalla scuola primaria fino appunto alle scuole superiori. E l'Accademia dei Lincei, che appartiene anche lei all'Inter Academy Panel, a tutte le altre accademie scientifiche del mondo, aveva bisogno, perché tutte le altre accademie ce l'avevano, di un progetto sull'IBSE. E quindi c'è stato questo contatto fra ANISN e Accademia dei Lincei e abbiamo messo su questo programma che si chiama, aspettate, queste sono le Olimpiadi, fra parentesi, scusate, ce l'ho messa per ricordarvi che il 28 febbraio scade la domanda del bando, quindi chi volesse partecipare andate sul sito www.anisn.it e c'è. È venuto fuori questo programma che si chiama Scientiam Inquirendo Discere, titolo latino provocatorio perché non vogliamo proprio fare tutte le cose anglosassoni, anche in Italia qualcosa ci abbiamo già di buono, e che però abbia questo respiro largo. Siamo partiti così pioneristicamente in tre città italiane, a Venezia, a Napoli, Nord Italia, Sud Italia e Pisa, per l'Italia centrale. Io venni qui alla scuola normale dal professor Beltram, che è il direttore, per fargli questa proposta. E la scuola normale, sapete che prestigiosissima istituzione che è, fu fondata però da Napoleone come, aspettate, ve lo faccio vedere, eccolo. Scuola di preparazione per i migliori docenti del Granducato, perché dovevano preparare gli insegnanti migliori per la futura classe dirigente dell'impero. E infatti era definita come semenzaio dei professori e dei maestri delle scuole secondarie del Granducato. Questa funzione di formazione docenti poi nel tempo l'ha persa e ora c'ha fa ricerca scientifica di altissimo livello, eccetera. E quindi ha riscoperto un pochino questa vocazione, grazie a SID, vocazione che poi si è allargata, come vi ha detto la professoressa Barzacchi, anche alla matematica e all'italiano. Abbiamo messo su delle iniziative anche nei tre assi portanti dell'Ocse Pisa, in sostanza. E quindi siamo qui perché da 4 anni c'è questo centro pilota SID qui, in cui abbiamo lavorato inizialmente praticamente soltanto con le scuole elementari e medie, quindi con gli istituti comprensivi. Adesso abbiamo invece una rete, quest'anno per esempio abbiamo questa rete qui di scuole di Pisa, Livorno e poi c'era San Miniato sta partecipando un pochino a mezz'ora, e in cui facciamo appunto formazione docenti, studiamo dei percorsi IBSE insieme, facciamo un affiancamento in classe, e lì a destra in alto c'è la squadra delle mie preziosissime aiutanti, qui c'è Maggiorana per esempio, la vedo, le altre oggi non ci sono, con cui stiamo appunto curando tutti questi docenti, perché è un lavoro proprio di formazione, di contatto diretto. Allora, educazione scientifica come strategia, una delle strategie
portanti, per esempio, di Europa 2020. Quindi questa Europa per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e c'è Horizon 2020 che è il braccio danaroso, lì mi pare che diano circa 7-8 miliardi di euro nel giro di 6 anni, con cui viene finanziata ricerca scientifica pura, avanzata, di tutto quel tipo, però c'è anche, vedete, modalità innovative per rendere l'educazione scientifica attrattiva to young people, cioè qui ci sono finanziati dei programmi, dei progetti per chi li vuole presentare, per insegnanti creativi, insegnamento creativo dell'educazione scientifica, perché l'educazione scientifica, se si va a fare un giro un pochino in tutto il mondo, io vi posso dire, i paesi dell'est asiatico sono proprio, cioè investono quantità di PIL enormi sull'educazione scientifica, ma per esempio negli Stati Uniti c'è il programma Educate to Innovate di Obama, che sta cercando di migliorare l'educazione matematica, scientifica e tecnologica dei ragazzi statunitensi. E l'altro anno, nel 2014, uscì una rivista, un numero monografico di Science, che è una rivista, sapete, all'avanguardia del campo scientifico, sulle grandi sfide dell'educazione scientifica, cioè si comincia a studiare scientificamente come insegnare, e l'Accademia delle Scienze americana l'altro anno, questo fu un lavoro che portò proprio la professoressa Barzacchi l'altro anno, di come i tipi di apprendimento attivo, che è la base dell'IPSE, che aumentano il rendimento dei ragazzi. E ora, se andate in edicola, le scienze di questo mese, c'è un articolo che si intitola proprio Il metodo scientifico a scuola, che cita quell'articolo lì e anche qualche altra cosa, non è che dica tantissimo di più, però l'introduzione, vi leggo il catenaccio, che dice: oggi la ricerca prende in prestito strumenti tipici della medicina e dell'economia per capire quali sono i metodi di insegnamento più efficaci, quindi lo studio scientifico del come si insegna, cioè, purtroppo però i risultati ottenuti non arrivano fino alle aule. Ecco, noi invece stiamo cercando di farceli arrivare. Se andate a vedere i vari programmi europei, lì è stato fatto col il sistema ROCARD, si è visto appunto che l'IPSE era il metodo migliore. Cosa si fa nell'IPSE? Praticamente si trasforma nei ragazzi in piccoli scienziati. Si parte da una domanda e gli si chiede loro di ragionare, fare congetture, e proviamo a fare un pezzo di ricerca insieme. Chiaramente il docente guida moltissimo, però è importante proprio quello che pensano i ragazzi. Cioè la prima fase dell'IPSE è: ti faccio vedere un fenomeno, ti faccio una domanda, ti dico qualcosa. Poi stai 5 minuti zitto, fermo, pensi e mi dici cosa c'è dietro. Poi ci lavoriamo in piccolo gruppo e poi dal piccolo gruppo cominciamo a lavorare invece tutto a partire proprio da queste idee primordiali, da queste idee embrionali. E da lì si costruiscono gli strumenti, si va a cercare cosa serve, si fa una ricerca in rete, si fa di tutto, ed è un vero lavoro di ricerca. E comunque l'Europa investe sulla formazione dei docenti, perché sa benissimo che senza gli insegnanti formati è inutile fare qualsiasi cosa. Allora, e in Italia? Allora, in Italia non ci abbiamo niente. In Germania c'è una strategia nazionale, allo stesso in Francia, ora non vi sto a raccontare cosa succede. Noi ci abbiamo in Italia, il Ministero non c'ha nessun programma nazionale per migliorare l'educazione scientifica. Prima c'era il piano IS, poi è stato fatto morire, e c'è soltanto la Commissione per l'educazione scientifica di Berlinguer, che però sapete ha un ruolo puramente consultivo
e ora non so neanche se l'abbiano più consultato recentemente. In queste cosine qui che ho sentito dire della buona scuola di scienza non ne ho sentito parlare, quindi evidentemente non è utile per la formazione della testa dei ragazzi. E il problema in Italia qual è? È che le due culture sono molto, molto ancora contrapposte. L'ignoranza scientifica, cioè la scienza non è considerata cultura, e l'ignoranza scientifica anche di persone colte è grandissima. E d'altra parte andiamo a leggere in qualsiasi documento che per la cittadinanza attiva di questa società della conoscenza invece è fondamentale l'educazione scientifica, a parte le 8 competenze chiave di Lisbona, però dappertutto viene fuori questa cosa qui. Non solo questo, Obama, se andate a leggere perché investe tutti quei dollari sull'educazione scientifica, lo fa perché la scienza è la leva economica principale di questa società. Chi ha la scienza più avanzata è più ricco. E quindi lo fa anche per motivi puramente materiali. Noi, lo dico sempre, noi docenti invece lo facciamo perché le scienze, le discipline scientifiche sono uno strumento di pensiero eccezionale per formare la mente dei ragazzi. Quindi lo facciamo per altro, però dobbiamo andare tutti nella stessa direzione. E come esempio appunto di come l'educazione scientifica sia negletta ancora in Italia, c'è sempre l'idea crociana, che poi era di Giambattista Vico, che gli spiriti alti fanno filosofia e letteratura, gli ingegni minuti fanno matematica e botanica e i vili meccanici usano le mani, quindi quelli proprio non se ne parla, i tecnici non se ne parla. E poi, visto che noi facciamo le frontiere della biologia, l'educazione della biologia è un problema nel problema, perché se andiamo a prendere, diciamo, i colleghi che ho, io insegno al liceo Dini, i colleghi di matematica e fisica, di biologia non sanno nulla e quindi neanche la considerano importante. E quindi è una lotta ancora più difficile. L'affermazione di St. George che la coesistenza del più grande successo con la più profonda ignoranza è uno degli aspetti più caratteristici della moderna biologia. Oppure l'idea di Rutherford che esiste la fisica e il resto è collezione di francobolli. È ancora tutto vero, è ancora verissimo. Ed è talmente vero che basta andare a vedere il regolamento dei licei scientifici per vedere i quadri orari miserrimi che ci hanno dato. Dimmi. Stanno cambiando? Ce ne levano tanti. Ah, va bene, speriamo. Solo scienze applicate. Sì, sì, vabbè. Vabbè, cioè che diciamo il liceo scientifico in tendenza fosse il liceo delle scienze applicate, io l'avevo sentito dire anche 3 o 4 anni fa al Ministero. Però per ora. Va bene, via, vedremo, vedremo. Allora, sì, vabbè, c'è il syllabus e tutto il resto. Allora, il programma SID, qui vi ho portato uno spaccato del lavoro che abbiamo fatto e della giornata che abbiamo fatto l'altro anno. La mattina c'erano tutti i ragazzi, i bambini, dalle elementari alle medie soprattutto, che vi ho detto erano lì che facevano vedere i lavori che avevano fatto con i loro insegnanti, e poi il pomeriggio abbiamo fatto una giornata per raccontare alcuni percorsi. E vedete la foto qui a sinistra, cioè questo è il professor Maffei, che è il presidente dell'Accademia dei Lincei, la professoressa Barzacchi, che è la referente per l'Accademia dei Lincei qui del Polo di Pisa, e questo è il professor Beltran, che è il direttore della Scuola Normale, che diciamo in questa impresa ci stanno credendo. Allora,
vado avanti velocemente sulla prima parte del il problema, le biotecnologie a scuola, cosa si può fare? Quali ambiti cognitivi si vanno a toccare e come si parte dai programmi. Io ho fatto un pochino una riflessione iniziale, poi la prossima volta vi presenterò un'altra proposta e poi vabbè, nella terza invece concluderemo con le nanotecnologie. Allora, le indicazioni nazionali, sapete che se si va a vedere le indicazioni nazionali che hanno molti segni di questo apprendimento attivo, molti, c'è una bella discrasia fra le indicazioni nazionali e il regolamento che ci dà 2 ore alla settimana di lezione per 3 discipline, e però hanno cambiato. Hanno, rispetto a prima che c'erano gli anni monodisciplinari, invece le 3 discipline, biologia, chimica e scienze della terra, sono tutte verticalizzate, quindi verticalizzate che dovrebbero colloquiare fra loro. Poi si parla di ricorsività, quindi il famoso insegnamento a spirale di Brunner, dove lo stesso tema si affronta con approfondimenti successivi nel corso del quinquennio, per chi lo fa in 5 anni, e ora parlo di licei scientifici. Poi si parla di uso sistematico del laboratorio, ma non come mera riproduzione o diciamo conferma di quel che si è spiegato, ma proprio con l'idea di ricercare e di fare e di utilizzare delle tappe dell'insegnamento proprio attraverso quello che i ragazzi fanno con le mani. Le neuroscienze, specialmente per i bambini più piccoli, hanno detto che con le mani si pensa, mentre si parla assolutamente di vili meccanici. E poi c'è l'ultima cosa, l'insegnamento della biochimica al 5º anno, che biochimica che è la lingua franca, cioè l'esperanto praticamente oggi di tutte le scienze della vita, perché appunto le discipline, anche la zoologia, insomma le discipline che parte da Aristotele, se andate a vedere oggi un lavoro di ricerca di zoologia, ci trovate tutte le tecniche biochimiche, appunto manipolazione del DNA, studio di enzimi, eccetera. Quindi la biochimica però, attenzione, come si fa in modo significativo in un liceo? Cioè non si può fare quell'insegnamento che passa dalle cose puramente verbalistiche raccontate dal manuale, che è una piccola enciclopedia. Cioè cosa arriva poi nella testa dei ragazzi da tutte queste cose qui? Cioè il passaggio dal macro al micro al molecolare non è un passaggio banale. Quindi c'è da fare tutta una riflessione su come si può fare biochimica in modo significativo in un liceo. Poi c'è anche il discorso, si può fare qualcosa di sperimentale? Ci sono degli strumenti che possiamo utilizzare che non siano costosissimi, anche inutili da questo punto di vista per una scuola, che però possiamo studiare dei modelli. La professoressa Dente ci ha fatto vedere le striscettine che fanno vedere i geni, e questi qui sono dei modelli potentissimi. Su Access Excellence c'è un DNA fingerprinting bellino, dove ci sono questi modellini con le forbici, si fa lì e si va a fare un'analisi di paternità con il modellino. Quindi bisogna cercare dove non si può arrivare, perché magari non abbiamo l'apparato elettroforetico, magari non c'è il modo di farsi un clonaggio, che poi insomma forse non avrebbe neanche tanto senso, di usare dei modelli o delle simulazioni al computer. Quindi gli strumenti ce ne abbiamo tanti, guardiamo cosa possiamo trovare per arrivare a questa cosa qui. Quello che possiamo fare con le biotecnologie è un pochino partire dalla riflessione storica e sfruttarla, perché le biotecnologie, per partire da qualcosa che per i ragazzi ha un senso, perché se io ai ragazzi faccio la PCR è come se partissi dal tetto di una casa, mentre se loro hanno l'approccio dell'aggancio al quotidiano e di qualcosa che possono fare e intanto vedere,
danno più senso e significato a quello che stanno facendo. Quindi le biotecnologie come sono state fatte? Beh, fino all'Ottocento c'erano tutte le biotecnologie, sappiamo, no? La birra degli Egizi, eccetera, con ignoranza dei principi scientifici. Poi fino al 1940 hanno iniziato a fare le cose in modo più consapevole, anche se non sono riusciti, e soprattutto era una ricerca più a livello microbiologico, con la selezione di ceppi sempre più raffinati e produzione di farmaci, antibiotici, che quindi avevano, se le biotecnologie sono produrre qualcosa che ha un valore economico con organismi o pezzi di organismi, queste qui sono tutte biotecnologie. Poi dal 1970 c'è tutto il discorso del mettere le mani sui geni, e poi ci sono le biotecnologie progettuali, quelle di cui parlava la professoressa Dente, mettersi a tavolino e dire: io voglio fare questa cosa, questi sono i miei pezzi, questi sono i miei strumenti, guardiamo come arrivarci. Però per arrivare lì bisogna partire dal macroscopico e per arrivare poi appunto a queste domande che ho messo, allora questi termini PCR, enzimi di restrizione eccetera sono cose che incuriosiscono. Poi cosa succede se un computer ha l'incontro ravvicinato con un gene, cioè la nascita di tutta la bioinformatica? Qui ci sono dei mondi da sondare. E poi dietro tutto il discorso del valore economico e, non ultimo, tutte le sensibilità etiche che poi ci sono dietro a tutto questo, che in una scuola sarebbe bene che potessero portare a un lavoro interdisciplinare per non per fare le cose del buono e del cattivo, ma per avere gli strumenti di conoscenza. Ecco, qui c'è una timeline che ho preso da questo sito europeo sulle principali tappe delle biotecnologie, quindi uno si può un pochino ispirare, perché vedete c'è tutta la biologia, quindi fare biotech alla fine vuol dire toccare le tematiche fondamentali, i pilastri della biologia. E ecco, vi faccio vedere un esempio di percorso da 10 minuti che le mie colleghe del Dini conoscono, perché l'abbiamo fatto il primo anno del riordino nelle classi prime, che era il primo anno che gli mancava un'ora in più di scienze perché passavano da 3 a 2, e che era stato fatto appunto con l'idea di queste domande guida, mettendo insieme delle cose che probabilmente tutti voi avete anche già fatto. Sì, il percorso appunto fermenti di vita, perché poi arrivava alla fine a suggerire un pochino l'idea di enzima, perché eravamo in prima superiore, quindi avevano 14 anni i bambini, e si parte dal pane. Come è fatto il pane, cosa c'è, cosa sapete dei modi di produzione, raccogliamo le idee, osserviamo, e poi io le avevo fatto leggere intanto il pezzo dal saggiatore, quello di Galileo, lo zufolo e la cicala, non so se lo conoscete, che è una metafora stupenda sulla ricerca scientifica, i molti incogniti e inopinabili modi di operare della natura, no? Dice Galileo. Poi se volete la prossima volta o ve lo porto o vi do il link. L'altra cosa che mi aveva guidato per questo percorso è questa cosa qui di Maxwell. Maxwell è stato il primo direttore del Cavendish Lab di Cambridge, che è stato il primo laboratorio scientifico al mondo che è stato costruito. E lui in questa lecture dell'inaugurazione dice: a cosa serve un laboratorio in un'università? C'ha due scopi: da una parte ci si fa ricerca, ma dall'altra io devo formare gli studenti. E sulla parte che riguardava gli esperimenti che dovevano fare gli studenti per imparare la disciplina, lui specifica, dice: attenzione, usate dei materiali, dice, quanto più materiali sono semplici, familiari allo studente, tanto più lui capirà quello che sta facendo. E il valore educativo degli esperimenti è inversamente proporzionale alla complessità dell'attrezzatura. E
poi conclude dicendo: lo studente che adopera un'attrezzatura fatta in casa che funziona sempre male spesso impara di più di quello che ha a disposizione strumenti accuratamente calibrati di cui può fidarsi e che non sa smontare. Allora, questo lo faccio sempre presente ai docenti, soprattutto delle scuole medie del progetto che stiamo facendo, perché spesso dicono: ma noi non ci abbiamo laboratorio, come se il laboratorio significasse avere una stanza apposita con i banconi, con la vetreria, con tutto quello che serve, bilancio, eccetera, eccetera. In realtà i ragazzi più sono piccoli più devono lavorare con materiali poveri, perché altrimenti io se gli metto lì lo spettrofotometro pigia, dove c'è da pigiare solo un tasto e viene fuori tutto, non ci capirà mai nulla, ma neanche i miei ragazzi delle quinte ci capirebbero. Noi a scuola ci abbiamo un colorimetro a filtri e con quello poi alla fine capiscono, e con quello che riescono a vedere, toccare e manipolare capiscono. E le cose più raffinate poi alla fine non raggiungono lo scopo. Ecco, qui è un percorso sicuramente che l'avete già fatto tantissime volte anche voi. Cosa succede con le fermentazioni? Qui si partiva dall'analizzare il gas che si produceva e si vedeva che era la CO2, e anche questo qui l'avrete fatto 100.000 volte. Si utilizzava il viraggio dal blu di bromotimolo, che dal blu diventava giallo. Una digressione, perché quando si fanno queste procedure di ricercazione con i ragazzi spesso vengono delle curiosità. Allora, da questo indicatore che cambiava colore, ma questi indicatori da dove vengono? Alla fine si fece tutto questo lavoro sul cavolo rosso, che ci aveva tutti questi bei colori con i diversi pH. Poi avevamo individuato l'alcol, e poi, ma tutte queste trasformazioni qui chi le fa? Si provava a maltrattare col calore e non si vedeva più niente di tutto quello che si vedeva prima. E allora, forse c'è qualcosa di termolabile, invisibile, vivo, e si andava poi a lavorare sul lievito. Ora qui potrei lasciare la parola a Lucia Flori, che vi racconta tutto, perché tutto il lavoro sul lievito, le colorazioni negative, la camera di Burker, così era tutto un lavoro che aveva messo su lei a scuola. E poi lì quindi si comincia ad andare sul microscopico, ecco questi organismi che riescono a fare queste trasformazioni, e da lì si comincia a scuriosare un po' su chi sono, si fanno rapporti superficie-volume, oppure a contare e fare una stima di quante cellule sono presenti nel dado di lievito di birra che compriamo al supermercato. Quante erano, Lucia? Non te lo ricordi? Poi, allora andavamo a vedere cosa preferivano mangiare questi lieviti. Ecco, qui ora sono un po' sfocate queste foto perché l'avevo fatte col telefono. E quindi, allora, qui ci sono dei beaker dove ci abbiamo messo delle palline di sodio alginato, che praticamente è un agente immobilizzante, e quando ci mettiamo il calcio, che dentro ci avevano il lievito. E poi le mettevamo in questi becher, e nel becher c'erano in uno il saccarosio, in uno il glucosio, in uno il fruttosio, in uno l'amido, eccetera, eccetera. Erano 6 zuccheri. E iniziava la corsa. Mettevamo un numero di palline uguali in tutti i becher, e vedete che i becher, che prima erano tutti blu, perché c'era il blu di bromotimolo, qualcuno comincia a virare al giallo, e alla fine qualcuno è giallo, qualcuno resta blu, e quindi vedevano qual era di questi zuccheri quello che preferivano. La cosa strana è che l'amido non rimaneva blu, il becher dell'amido. E quindi i bimbi dissero: ma come, l'amido? Per fare il pane c'è l'amido, e allora come mai i lieviti non gli piace mangiare l'amido, fra virgolette? E quindi ci siamo, dove l'ho messa la foto?
ci siamo andati a... Non trovo più la diapositiva, forse l'ho cancellata ieri. Vabbè, abbiamo coltivato un po' d'orzo. Ecco, abbiamo coltivato un po' d'orzo, lì ci sono le vaschette e abbiamo fatto poi un estratto dei semi germinati e abbiamo messo l'amido prima con questi semi germinati fatti a poltiglia e a quel punto mettendo il lievito riusciva a fermentare l'amido. E lo stesso poi succedeva con la nostra saliva, quindi c'era tutto uno studio poi su cos'è l'amido, ovviamente ai bimbi di prima la struttura chimica non gliel'ho fatta vedere, la vedono poi quelli di quinta, vedete qui ricorsività delle cose, si va dal macro sempre più al micro, però avevano studiato tutti gli amiloplasti, avevano visto come erano fatti quelli di riso, quelli delle patate che sono bellissimi, quelli delle banane che sono bellissimi, come si coloravano, si vedeva che si coloravano con l'ugol, con questa soluzione di olio iodurata. Poi avevano messo a lievitare diverse farine, ora qui ce ne sono quattro, con e senza lievito, questa è farina di grano e questa è farina di mais, la farina di mais non lievita. Cioè c'è la fermentazione ma non si forma, non gonfia. Vedete invece il cilindro di sinistra è aumentato di volume. Come mai? E da lì, sciacquando l'impasto, con la farina si trova il glutine, l'impasto del glutine, che non c'è invece nelle altre farine, la farina di mais, di castagne, eccetera. E questo poteva aprire al discorso alle malattie, alla celiachia per esempio se non voleva. Poi partendo dal discorso appunto che il lievito non sa fermentare l'amido ma lo sa fare solo dopo che c'è stato l'intervento dell'orzo germinato o se uno usa la saliva, si vede che appunto è la farina che fornisce al lievito lo zucchero da fermentare, nel senso che è la beta amilasi della farina che fa questo lavoro. E la cosa si concludeva andando a dare uno sguardo largo sull'importanza dell'amido in geografia, la distribuzione l'alimentazione umana. Quindi qui io ci ho riportato appunto, andiamo a vedere cosa c'è nelle altre discipline e quindi dall'amido, dalle bioplastiche ai vari tipi di amido che c'erano nel mondo con le varie tipi di semi e poi anche alla raffigurazione pittorica, mangiatori di patate o il mangiatore di fagioli. E a questo punto si potrebbe passare al molecolare, però i bambini erano troppo piccoli, quindi ci siamo fermati qui. Questa cosa qui poi ve la comincio a raccontare la prossima volta, di come si costruisce un'idea embrionale di enzima, di come la si può studiare, si possono scegliere diversi tipi di enzimi, lavoro sempre, quasi sempre con quelli che sono più a portata di mano, però sono tutte cose che si possono fare e si arriva anche a calcolare le costanti cinetiche, insomma si arriva a fare un po' di carta d'identità appunto di questi enzimi e quindi si arriva a questo approccio qui. Io ora mi fermo qui e poi continuo il discorso la prossima volta e vi aspetto il 2 marzo. Grazie. Se ci avete domande, ditemi.